Accidenti, che botta proprio sul di dietro! Stai benissimo! Oh, diventa sempre più imbarazzante ogni volta che lo guardo! Oh, Polly, ci dispiace per quello che è successo! Anche Blobby si sente tanto in colpa! Vi ringrazio, ma questo non mi aiuterà a smettere di essere lo zimballo di tutta la scuola! Non possiamo cambiare il passato! Cosa possiamo fare? Creare una macchina del tempo? Ma certo che no! Non essere ridicola, Laila! Ma cosa ne dite invece di... una cerniera del tempo, eh? Mi sembra un bel nome! E a cosa serve? È l'unico modo per rimediare all'errore imbarazzante di Blobby! La cerniera del tempo apre un portale temporale nel passato che mi permette di avvertire la me del passato prima che Blobby vada sul palco! È una macchina del tempo! Ragazzi, ci serve un po' di elettricità! Avrai pochissimo tempo, Polly. Quando tornerai nel passato avrai solo 10 secondi prima che Blobby salga sul palco. È tantissimo tempo! Falla partire! Vai con l'esperimento! Blobby! Eccoti qui! Oh, siamo arrivati in tempo! Ehi, Polly del passato, devi fermare Blobby subito! No! Prendi Blobby prima che sia troppo tardi! Ciao! Io sono Polly! Accidenti, che no! Ok, non è andata come mi aspettavo. Shani, possiamo impostarla facendola partire prima? Aspetta, fammi provare. Mi dispiace, Polly, la cerniera del tempo è bloccata. Abbiamo solo gli stessi 10 secondi per fermare Blobby. Allora dobbiamo architettare una soluzione. Ok, il laso è pronto per partire. Laila, andiamo a fermare Blobby! Nuovo piano, se non riescono a vedere Blobby non possono ridere di me. Spegniamo tutte le luci, Shani. Ehi, che aspetto le luci? Accendete le luci. Ciao, io sono Polly. Non ci credo. Non sta funzionando! Non importa quanto ci proviamo, Blobby finisce sul palco e mi mette in ridicolo! Dobbiamo solo continuare a provare! Se solo potessimo saltare tutta la parte dell'errore! Aspettate, ho capito! Dobbiamo saltare quella parte! Ragazzi, se facessi un salto nel futuro e chiedessi alla me del futuro come fermare Blobby? Shani, c'è un modo per riuscire ad andare avanti nel tempo? Vediamo... Sono riuscita a congiungere la cerniera del tempo per fare un salto nel futuro di 2 settimane! È la nostra unica possibilità! Fantastico! Dobbiamo farcela! Accendete! Per caso è un brutto momento? No, no! Ti stavamo aspettando! Ehi, squadra! È arrivata la Polly del passato! Ciao, Polly del passato! Ciao, Polly del passato! Allora, cosa sta succedendo? Esattamente! Shani voleva preparare i dolcetti alla cannella più soffici di sempre! Adoro i dolci soffici! Che cosa c'è di sbagliato? E abbiamo creato una nuova invenzione! Il super forno della sofficità! Non proprio un bel nome, se lo chiedi a me! Non è il momento di rinominarlo, Laila! Sono diventati troppo soffici. Allora, che cosa stavi dicendo? Oh, sì, devo solo chiederti una cosa molto velocemente. Come hai fatto a fermare Blobby prima che ci mettesse in imbarazzo davanti a tutta la scuola? Oh, quello... Beh, no, cosa? Ricordi, Shani ci ha detto che quello era l'ultimo viaggio nel tempo, quindi non puoi più tornare a scuola per fermarlo. Ma io devo farlo, altrimenti resteremo per sempre lo zimballo della... Aspetta, ehi Laila, ti ricordi quando Blobby mi ha messo in imbarazzo sul palco un paio di settimane fa? Ah, sì, quello, beh, non molto, voglio dire, sono successe tante altre cose. Shani, ti ricordi quel piccolo incidente con Blobby? Sì, un pochino. Polly, io avrei bisogno di una mano qui. Fidati, le persone se lo dimenticheranno subito. Andrà tutto bene, te lo prometto. Ok. A proposito di avventure, è meglio che torni al lavoro. Oh, un'ultima cosa. Attenta alla pozza di lacrime di Blobby. Ah, vedrai. Ok, grazie me. Non c'è di che. Laila, è il momento di attivare il polarizzatore di dolci. Allora, hai scoperto come sistemare tutto? Più o meno. Credo che dobbiamo solo aspettare e passerà. Andiamo, ragazze, è il momento di una nuova avventura. Attenta alla pozza di lacrime di Blobby. Sono ancora intera.
Andiamo, c'è dell'assenza da fare. Solo per i tuoi occhi, Laila.